Ciao ragazzi! Ciao! Benvenuti in un nostro nuovo video insieme. Allora, il primo video che facciamo insieme. Ah sì, questo è il mio zuccherato e questo Grazie. È il tuo senza zucchero. Grazie mille. Allora, comunque oggi sono qua con Roberta, che adesso si presenterà da sola. È una mia vecchissima amica ed è stata la mia primissima manager. E oggi vogliamo fare un video molto bello e interessante, secondo me. Parlando di tecnologia, di YouTube, di come ha influito sulla nostra vita quotidiana, eccetera, eccetera. Prego. Grazie Giulia. Allora, innanzitutto ti ringrazio per avermi qui nel tuo canale. E voglio promettere che io sono sempre stata dietro le quinte, quindi mi fa un effetto un po' strano. Molto strano essere qui a registrare, quindi in prima persona. Ho lavorato con Giulia anni fa. Sono stata appunto la prima manager di lato carriera influencer, quindi ho cominciato anch'io a lavorare in quel settore, era credo 2015. Dentro di me è raggiunto il momento di fare uno step successivo, mi spiego meglio. Io non so se lo sai, ma sono laureata in psicologia. Sì. Ah, lo sapevo. Non tutti lo sanno. Ah, tra parentesi, scusateci fortissimo per il martellamento di questo video, ma purtroppo non ci si può fare niente, perché è così da 3 mesi e passa, e quindi niente, non posso farci nulla. Quindi dicevo, io avendo studiato psicologia sono sempre stata curiosa di quella che era la relazione tra essere umano e tecnologia, quindi a un certo punto, quando io stessa ho vissuto in prima persona gli effetti dell'iperconnessione, perché per ovvie ragioni lavorative, chi lavora nel digital marketing questo lo capisce benissimo, si è sempre connessi, ho cominciato a chiedermi come potevo migliorare la mia vita e che cosa stava succedendo proprio a livello sociologico, no? Come fenomeno sociologico, perché nel frattempo non era più soltanto Giulia, non erano più solo poche youtuber, ma tutti volevamo essere delle influencer. Quindi mi sono proprio chiesta se ci fosse qualcosa dietro la tecnologia, facendo delle ricerche, riprendendo i libri, ma anche poi facendo per conto mio, riprendendo gli studi, perché poi ho deciso di fare un master e specializzarmi in queste tematiche di digital well-being. Ho scoperto che in effetti c'era tantissimo che fino a quel momento avevo totalmente ignorato, quindi mi riferisco proprio alla tecnologia persuasiva, cioè i nostri dispositivi oggi sono pensati e disegnati in modo da indurci ad essere un poco addictive, se vogliamo. Scusami, ci saranno molti termini in inglese, perché poi mi dicono che usiamo soltanto terminologie in inglese, però un po' come io che uso Photoshop e ce l'avevo in inglese e l'ho messo in italiano l'altro ieri, mi sono rimasti risaizzare ed altre cose, lei ovviamente nell'ambito del marketing ancora di più. Eravamo rimaste, sì, quello che ho scoperto facendo questi studi, questi approfondimenti, ma anche un percorso di crescita personale che ho voluto fare io. Per questo avevo patito un sacco quando lei era andata, cioè perché mi trovavo bene a lavorare con lei e mi riesce difficile per me lavorare bene con qualcuno, perché io mi piace un sacco instaurare anche un rapporto personale al di fuori dell'ambito lavorativo, delle collaborazioni, delle aziende, eccetera. Mi era dispiaciuto quando era andata. Grazie, un feedback positivo fa sempre piacere, grazie mille. Questo non è un altro, no. Quindi insomma ho chiesto a Giulia di fare questo video in cui parliamo di quelli che sono i due punti di vista della creator, Giulia, e di quella che ha lavorato dietro le quinte, ma che poi ci ha messo del suo, no? Con la psicologia, il coaching e tutto quello che è. Questo penso che sia una cosa molto interessante. Io innanzitutto ti chiedo di descrivere brevemente qual è secondo te il tuo rapporto con la tecnologia ad oggi, dicembre 2019. Ok, allora sicuramente è cambiata tantissimo nel corso degli anni, nel senso che mi sono resa conto crescendo che mi piacerebbe vivere un po' più come si faceva negli anni 50, cioè passatemi il termine, passatemi la nonnaggine, però non lo so, va bene il social, va bene pubblicare, va bene essere online, va bene, cioè io sono la prima che quando cerca qualcosa va su Google e scrive parole chiavi su come trovare la cosa che sta cercando, certo. Però sarebbe bello anche magari
guardare quelle cose sui libri, tornare a delle fonti vere e proprie. Sì, esatto. Che sono magari anche più legittime, perché poi lì, se vogliamo, si apre il tema delle fake news e di tutto quello che comporta. Vabbè, non apriamolo neanche il tema, perché non finiremo mai questo video. Vivendo così tanto il social, vivendo così tanto il fatto che comunque le persone possono dire quello che vogliono su di te, sulla tua vita, eccetera, eccetera, ho deciso di farmi un passo indietro, se vogliamo retrocedere un pelino, cioè preferisco un po' meno, ma con un qualitativamente scusate il termine di inglese qualitativamente migliore. No, la tecnologia ha fatto dei passi da gigante, certo, e nessuno vuole mettere in dubbio, esatto, cioè per carità di Dio, però per quanto riguarda il social secondo me è un po' troppo, siamo arrivati a un livello un po' troppo. Cioè io sinceramente ho sempre detto a chi mi segue: ragazzi, è una bella giornata, esce un mio video, andate al sole a prendermi un po' di vitamina D e poi di sera guardate il mio video. Anche per me YouTube è diventata la nuova televisione, tra virgolette. Assolutamente. Però anche no, cioè nel senso, però anche la vita reale. Anche la vita reale, esatto. Guarda, io ti dico, lato mio ho sperimentato proprio fastidio in alcuni viaggi, tu sai che io amo viaggiare, in cui ho visto proprio le persone vivere in funzione di quella che sarebbe stata la foto da postare sui social. Sì. E mi capita di vedere questa roba sempre più spesso, cioè proprio sai quando vedi queste ragazze vestite appositamente per fare lo shooting, ma ti parlo delle 4 del mattino, le 5 del mattino, perché sono stata tipo l'anno scorso in Cappadocia, in Turchia, sai, quel posto con le mongolfiere. Allora, mi devi credere, erano tutte vestite in modo da farsi le foto che poi avrebbero postato. Ora, non so se c'erano anche delle influencer, però a prescindere dico, ma siamo davvero arrivati a questo punto? Io volevo soltanto volare sulla mongolfiera, non mi fregava nulla di essere bella quel giorno, cioè ero orribile, probabilmente mi ero messa solo le lenti, accodato tutti i maglioni che avevo perché si moriva di freddo, ma la gente era lì per fare la foto che poi avrebbe mostrato sui social. Detto no. No, allora, purtroppo questa è una cosa nella quale mi riscontro anch'io ad oggi, nel senso che comunque sia, purtroppo, per rimanere social, almeno un minimo, perché io sono, in realtà, sono un paradosso, perché sono l'influencer antisocial. Lo so, non a caso siamo qui oggi. Il fatto è che appunto, a volte io stessa mi rendo conto del fatto che non ho foto da pubblicare, quindi magari, che ne so, io e Vanessa ci vediamo, ci vestiamo magari un po' più carine, che in realtà non è vero, cioè mi vestirei così a prescindere dalla foto, certo. Però magari ci metti quell'attenzione in più proprio perché sai che devi fare un contenuto piacente, eccetera, certo. Però diciamo che non mi sveglierei alle 7 del mattino, alle 5 del mattino andando, cioè considera un posto in cui si muore di freddo con il vestito, no, mi sembra un po' esagerato, ecco. Che poi ti dico, c'è la Ellie, un'altra mia carissima amica, che a lei piace fare foto e si sa che purtroppo uno dei più grandi problemi di fare le foto di giorno in mezzo alla città sono le persone, no? Certo. Che il background, tra virgolette lo sfondo, non è più bello pulito, senza niente, come potrebbe essere all'alba. Esatto. E quindi lei si sveglia apposta presto per farsi, ma poi non è che le sta a pubblicare per chissà quale fashion bloggeraggine, semplicemente le piace avere una bella foto, quindi si sveglia e va, ok, è una passione che coltiva, è una passione, esatto, e va bene, quello va bene. Un'altra domanda che ti volevo fare era: che cosa pensi oggi del fatto che appunto chiunque voglia diventare un influencer, non stiamo dicendo tutti in assoluto, però sempre più persone, sempre più ragazzini giovani dicono: io voglio fare l'influencer. Allora, ci sono tanti punti di vista diversi, secondo me. Io sono un po' più per, come al solito, la vecchia scuola, no? Quindi non è che, cioè io ho sentito dire che c'è un'università per fare l'influencer. Sì, ho letto della notizia anch'io. Secondo me quella è un po' una cacata, passatemi il termine, che secondo me poi ne parliamo. Nel senso, tutti possono diventarlo mettendoci un po' di impegno. Non mi sembra il caso di dover far pagare una scuola privata. Allora, diciamo, io lato mio professionale, quello che penso è che in linea di massima l'influencer è una persona creativa. Sì. Dovrebbe essere una persona creativa che porta attraverso dei contenuti online qualcosa. Deve ispirare più che influenzare, no? Diciamo questo verbo che è un po' più carino. L'influencer più grande, secondo me, è Pinterest, al di là di tutte le persone, cioè alla fine
Infatti Pinterest ci piace tanto. Perché è creativo, perché ti dà delle idee effettivamente. Però cioè, allora, tutte le influencer vanno su Pinterest a cercare una cosa, ma quello lo può fare chiunque, capisci? Non c'è più l'influencer creativo che crea il contenuto, perché ormai tutte le cose sono già viste, straviste, già guardate, e quindi è ovvio che creare contenuti è sempre più difficile. Sempre più difficile. A questo punto ti direi, perché non ricapitoliamo un attimino quella che è stata la tua storia come influencer? Non so se l'hai già fatto in alcuni video, forse l'hai fatto sì, in passato. Sì, a volte sì. Quando hai cominciato, come e perché? Hai iniziato secondo me all'età giusta, nel senso che avevo circa 16-17 anni. Quindi eri ancora minorenne. Ero ancora minorenne, ma una cosa positiva che posso dire è che ho comunque avuto molto sostegno da parte della mia famiglia, sia da mia mamma soprattutto che da mio papà. Cioè, contrariamente a quello che magari possono dire i classici genitori, certo, no? Che dicono, cosa no, il social, sì, oh mio Dio, Satana. Mm-hmm. Diciamo che loro invece mi hanno molto sostenuta, mi hanno molto spinta. Io mi ricordo, c'è anche un ask che avevo girato con mio papà, dove diceva, io sono orgogliosissimo di te perché ti sei creata dal niente, tra virgolette, anche un lavoro, insomma, un qualcosa che ti possa anche far guadagnare qualcosa con la tua passione, no? Io avevo iniziato perché ho una grandissima passione, come tutti sanno, che mi segue per l'interior design, e io all'epoca YouTube lo usavo soltanto come mezzo per sentire la musica. Anch'io prima di cominciare quel lavoro lì non avevo YouTube, più pallide idee. Era soltanto un player e basta. Sì, sì, sì. E poi invece un giorno avevo cercato banalmente proprio tipo IKEA, camera da letto, cose del genere, ma pensavo che appunto ci fossero dei video su IKEA. Quindi su Google avevi messo così? No, su YouTube. Su YouTube avevo cercato proprio dei video. Se magari IKEA, che io amo tanto, avesse magari fatto qualcosa a proposito, che avesse magari qualcuno dato qualche consiglio, certo, su come riuscivamo a fare queste camere bellissime, eccetera, eccetera, visto che io ho il fetish per le camere da letto. E ne era sorto che mi si era aperto proprio il mondo dei room tour, no? Solo che parliamo delle americane. Sì, 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 assolutamente, perché in Italia non c'era. C'era stato il video boom proprio di Ellie Like Me. C'era la sua cameretta che era bellissima, tutta rosa, tutta. E quindi poi io successivamente avevo capito che dietro a tutti questi singoli video c'erano proprio delle persone che condividevano cose che, cioè, tu ti affezionavi poi, a parte vedere quel video, ti affezionavi alla persona. Quindi la community, il senso sì, di community. Esatto, cioè conoscevi qualcuno, perché adesso influencer, tutte queste cose qua, si è perso, no? Però prima la cosa era condivido qualcosa con altre persone che hanno il mio stesso interesse. Esatto, per avere un parere, per scambiare idee. Invece adesso è soltanto, non lo so, ti faccio vedere il prodotto, che per carità sono la prima che lo fa, però sarebbe anche bello poter parlare apertamente di queste cose senza, come dire, no, tutti questi tabù che ci sono, che non ne puoi parlare perché se no, sei una venduta, questo e quest'altro. Cioè, prima YouTube era, mi è venuta questa idea, te lo faccio vedere anche a te. Invece poi non so cosa diventa, cioè poi, boh. Io sono sempre stata una ragazza, una bambina abbastanza creativa, senza l'abbastanza. Ricordo molto un disegno che avevo fatto quando avevo tipo 4 anni, per dire, ero proprio piccola, che avevo messo su un foglio grossissimo, tipo 50x70, le mani di mio papà messe così e le mie messe così. E poi intorno ci avevo disegnato un sacco di altre mani, tipo, cioè avevo seguito il percorso, sì, vabbè, hai capito. E mia mamma mi aveva guardato, perché ero piccola, mi aveva detto, cavolo, sei e questa cosa, sì, mi è rimasta impressa, perché è stata una delle prime volte che comunque sia ricordo dove la mia creatività era venuta fuori. Posso dire che probabilmente in quel periodo i tuoi genitori hanno fatto anche qualcosa per sviluppare quella creatività. Ah, certo, certo, assolutamente, perché comunque sia, vabbè che io sono figlia di artisti, ecco, in ogni modo e maniera, questo diciamo che è stata una grossa mano, perché comunque mio papà era musicista, fotografo, mia mamma idem. Spingevano tantissimo che io appunto disegnassi, cantassi. Questo video non vuole essere contro social. No, assolutamente no. Cioè, abbiamo sempre detto, la tecnologia in sé non è buona né cattiva. Esatto. Questo è il motto della giornata. Esatto. Il mood di oggi. Poco fa io ti ho chiesto questa cosa, no? I tuoi genitori hanno fatto qualcosa per sviluppare la tua creatività. E che cosa pensi dei ragazzini, dei bambini anzi, che vedi oggi, magari anche di fronte ai dispositivi?
che tristezza. Quello che mi piace, cioè giuro, quello che penso, io mi ricordo adesso era... Anche se stanno guardando i tuoi video lì, lo pensi? Sì, sì, autentica. Giulia è così, è autentica al 100%. Assolutamente, perché cioè io adesso ho un ricordo personale che ero cioè piccina, avrò avuto 16 anni forse, e avevo mio cugino, c'era ancora l'iPhone 3GS per farti capire, avevo questo coso fantastico, forse era appena uscito il 4, no? E mi ricordo che mia zia aveva accontentato mio cugino, che avrà avuto a quell'epoca circa 5-6 anni, che era lì che continuava a dirgli: mamma, mamma, voglio l'iPhone, dammi l'iPhone, dammi l'iPhone, e lei gliel'aveva dato. Ecco, io lì me lo ricordo proprio che avevo pensato, ma perché per darci così il contentino, per farlo stare buono, non ti puoi mettere un secondo lì e dire: guarda, non è ancora il momento, arriverà il giorno in cui potrai usarlo, però tanto per farlo star buono mi sembra un po' brutto, voglio dire. Tra parentesi, non so se questa l'avevi letta, io l'ho sentito più volte, l'ho letto anche in alcuni libri, Steve Jobs, durante la presentazione dell'iPad, non so in che evento, qualcuno le aveva fatto la domanda: oh, ma allora i tuoi figli devono adorare l'iPad? E lui aveva risposto: no, i miei figli non usano l'iPad, questa roba qui non è per i bambini. Certo. E sempre a riguardo mi viene da dire che in Silicon Valley, no, dove sono Google, Facebook, tutte queste compagnie tech, c'è una scuola che utilizza per lo più non metodi digitali, quindi insomma più cartaceo e quant'altro. Beh, in questa scuola a quanto pare il 75% degli studenti, che poi sono bambini, sono figli di executive di quelle compagnie. Quindi questo dato dovrebbe in qualche modo farci capire che se chi produce questa tecnologia manda i figli in quella scuola, evidentemente sa che in questo modo le abilità cognitive vengono sviluppate meglio, no? Ma anche perché io onestamente penso che pensavo di no, lei prima mi ha, appena ho detto questa frase mi ha guardato e fatto no, io pensavo che quantomeno dai un tablet fatto per bambini in mano ad un bambino e almeno hai la cosa che sviluppi meglio le tue abilità. No, mi ha detto pure che non è vero. Le abilità cognitive no, cioè allora bisognerebbe dare ai bambini la tecnologia gradualmente, cioè quindi fare in modo che ci sia un passaggio graduale, però comunque in età proprio bambini piccoli non dovrebbero proprio avere accesso allo schermo. Cioè, esatto, tipo... Ecco, la mamma che ad esempio parcheggia il bambino davanti all'iPhone, perché così in questo modo mangia il bambino al ristorante, non so, questa è una scena tipica che vediamo sempre. Ecco, quel comportamento è fortemente sconsigliato anche dai pediatri adesso, certo, proprio i pediatri lo stanno dicendo. Sì, sì, sì. E sono contenta del fatto che ci sia informazione al riguardo. Cioè, se il problema è che il bambino non sta fermo al ristorante, io preferisco vedere un bambino agitato, cioè un bambino che gioca al ristorante, che fa qualcosa, e non il bambino lì parcheggiato, che guarda i video di cui non capisce nulla, tipo quella roba dei gaming, non lo so, sta così come, boh.